15 novembre. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Romani 8:32. Cos'è la grazia di Dio? La grazia ci dà ciò che non ci è dovuto. Dio non è nostro debitore, siamo noi ad essere in debito con lui, per di più totalmente insolvibili. Se fossimo accolti da Dio in virtù delle nostre opere, la grazia non sarebbe grazia. Romani 11:6. La grazia è l'amore di Dio applicato alla nostra miseria morale che è assoluta. Questo amore ha la sua sorgente in Dio stesso e non in noi, e questo spesso non accettiamo. Pensiamo sempre di poter fare qualcosa che attiri su noi il favore di Dio. L'incredulo respinge la grazia, il peccatore pentito la riceve con riconoscenza, ma dopo averla gustata facciamo attenzione a non dimenticare il valore. La grazia, base delle relazioni dell'uomo peccatore con il Dio Santo, è anche la sorgente di tutte le benedizioni del credente durante la sua vita, che può sempre dire mentre si rivolge al Signore: non merito il tuo favore, non ho nulla che può piacerti, ma so che posso venire a te per i meriti del mio Signore Gesù Cristo e sulle perfezioni della sua opera.